Le mie storie nascono dalla voglia di fare delle ipotesi sulla realtà che ci circonda, su quello che vediamo tutti i giorni, che abbiamo sotto gli occhi, ma non per questo ci è completamente chiaro e spiegato. E fare delle ipotesi vuol dire, secondo me, anche guardare un po' più in là della cronaca quotidiana e un po' più in là del presente. Mi viene in mente un verso di De André in cui parlava dei diamanti, dal fatto che dei diamanti non nasca niente. In qualche maniera in questa storia i diamanti sono presentati come qualcosa di talmente perfetto, di talmente bello e freddo, che non genera niente, anzi, se non complicazioni. Lo stile di luce del nord è sicuramente influenzato dal racconto, che è ambientato d'estate, si svolge in una città meravigliosa di mare, quindi abbiamo bisogno di una forte luce, di dare molto calore. Questo anche per esempio attraverso le musiche di Tony Acquaviva, che è il leader degli Agricantus. Vittorio, il direttore della fotografia, ha fatto un lavoro straordinario e devo dire che questo suo eclettismo, questo suo poter passare da uno stile a un altro, mi ha sorpreso moltissimo. Le storie di crimini che raccontiamo delle volte possono sembrare irreali, e invece non è così, sono assolutamente la realtà, perché il crimine ci tocca, ci sfiora continuamente. Leggendo i giornali abbiamo la sensazione che i crimini raccontati sono anche meno efferrati di quelli che avvengono in realtà. Quindi una serie come Crimine ha una funzione di esorcismo, oltre che di specchio della realtà. Tu ti faresti ammazzare per me? Perché tu no?